Un grande lavoro è stato fatto dalla città metropolitana per la destinazione di questi soldi del PNRR, non soltanto a Castellamonte, ma in diversi comuni del territorio. Sì, è proprio così. 2 anni fa, quando il governo decise di stanziare queste risorse a favore proprio delle città metropolitane, abbiamo avuto un'intuizione, quella di non far cadere queste risorse esclusivamente sulle grandi aree urbane, ma appunto di coinvolgere i territori e provare a costruire un vero e proprio progetto metropolitano. Un progetto che ha al centro non solo la riqualificazione di alcuni spazi pubblici, ma proprio la coesione sociale, che è la missione principale del PNRR. A Castellamonte siamo qui in questo, oggi abbiamo tagliato il nastro di questo cantiere da oltre 3 milioni di euro che riusciamo a realizzare grazie anche a un intervento dell'amministrazione comunale. Riqualificherà quello che era lo spazio dell'ex ospedale e diventerà quello che gli anglosassoni chiamano un civic center, un luogo non solo di cultura ma proprio di spazio condiviso per far crescere la comunità. Di spazi come questi, di cantieri come questi, ne stanno partendo molti. I progetti finanziati erano 85 per un totale di 222 milioni di euro di finanziamento. Stiamo inaugurando in queste settimane i primi 20 cantieri che sono proprio partiti e sono operativi, da Strambino a Torre Pellice, da Avigliana a Moncaglieri, cantiere Ivrea, cantiere Ausseglio, ad Avigliana, a Bussoleno, a Chieri, a Moncaglieri, insomma una fitta rete di iniziative sul territorio che siamo sicuri daranno nei prossimi anni il loro frutto. Grande attenzione della città metropolitana per la destinazione di questi fondi PNRR, non soltanto per la città ma anche per i piccoli comuni. Sì, la città metropolitana di Torino in controtendenza rispetto alle altre città metropolitane che hanno gestito i fondi PNRR che avevano ricevuto in conto proprio e su propri edifici, la città metropolitana di Torino ha deciso di investire sui suoi territori e quindi di dividere equamente i fondi ricevuti anche sui piccoli centri, perché la città di Torino, insomma, con la sua conurbazione ha alcune caratteristiche, ma la grande ricchezza della città metropolitana è anche al di fuori di quella stretta cerchia. Sono le aree che sono un pochino più periferiche e su queste la città metropolitana ha deciso di investire con questa missione missione 5 del PNRR, che recita riqualificazione urbana e inclusione sociale. E che cosa c'è di meglio di questo? Iniziati i lavori all'ex ospedale qui a Castellamonte, in cosa consiste il progetto, che cosa verrà fatto? Il progetto consiste soprattutto nel raddoppio dell'attuale biblioteca, dove all'interno peraltro andremo a valorizzare la collezione Rovere e andremo a valorizzare quello che è l'archivio storico della città, che oggi era messo in un angolo poco, ecco, per niente quasi fruibile. Dopodiché andremo al primo piano a fare l'archivio comunale, a costruire l'archivio comunale che oggi non c'è. All'ultimo piano ci sarà, avremo la casa delle associazioni. Castellamonte è una città che ha circa 60 associazioni, molte di esse non hanno una sede e quindi andremo a dare una sede a coloro che ci sostengono tutti i giorni, perché questa è una cosa importante. Dopodiché andremo a riaprire il centro anziani e il centro di aggregazione giovanile, dopodiché il fiore all'occhiello sarà il centro di ceramicoterapia che andremo a farlo assieme ai nostri ceramisti che insomma ci danno il giusto supporto tutti i giorni di tutto l'anno. Ecco, queste sono le lavorazioni in linea di massima. Thank you.